Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovissimo video. Mettetevi comodi, mettetevi comode perché oggi andremo a assaggiare e confrontare alcuni prodotti Lidl contro alcuni prodotti di marca vera. Soprattutto andremo a vedere da Cotti come cambiano tutti gli ingredienti che acquistiamo. Sono alcuni tra i più comprati in tutte le famiglie italiane e qualcuno anche del mondo. Quindi mettetevi comodi, mentre io mando la sigla, voi mi lasciate un bel like per supportare il canale, così posso registrare altri video in questo modo. Eccoci qua ragazzi, come primo ingrediente ovviamente andremo a fare i famosi gnocchi di Giovanni Rana che onestamente non ho mai acquistato, sono due e non ho mai mangiato, sono 250 grammi, questa qualità intendo non li ho mai mangiati, sono 250 grammi e li ho pagati sui 3,75 euro, dico sui perché c'era un 30% di sconto alla cassa, quindi adesso non ho capito se mi è stato applicato o meno, ma più o meno siamo sotto i 4 euro, appunto per 250 grammi con un pack che vince ovviamente, quantomeno per la carta barra plastica, eccola, contro questo qui appunto che è di Lidl, che sono sempre tortellini alla carne, sempre 250 grammi, ma che costano 1,39 euro, quindi la differenza è veramente abissale. Passiamo subito al secondo prodotto che andremo ad assaggiare, che è tra i più utilizzati in Italia, ma anche nei paesi asiatici. Ovviamente sto parlando del risotto. In questo caso un chilo è costato 1,69 euro in offerta. Ecco qui da Lidl, ovviamente un pack che perde di brutto contro il suo atteso avversario che è il risotto acquerello, che è veramente fantastica la scatola, che poi ovviamente è di latta e vi resta e tutto quanto. Per trovarli ci è voluta veramente la mano del cielo. Insomma, infatti mi avete chiesto: ma dove l'hai comprato? Dove lo posso trovare? Appena lo trovo da qualche supermercato comune, perché l'ho preso in Abruzzo in un supermercato, diciamo in una ditta familiare, quindi non saprei dove farvelo acquistare. Fatto sta che l'ho pagato sui 6 euro per 500 grammi, quindi 12 euro al chilo contro 1,69 euro al chilo. Ma questo è un risotto che utilizzano gli chef dei ristoranti di lusso, anche a MasterChef utilizzano questo, quindi proviamo proprio il top e vediamo se sarà all'altezza, ovviamente cuocendolo. E poi passiamo agli inconfondibili, ovviamente tutti li avete provati, tutti. Parlo dei bastoncini Findus, eccoli qui. In questa scatolina ci sono, mi sembra, 10, sì, bastoncini Findus. 3,19 euro questi bastoncini che sono 10 contro 2,99 euro 15 bastoncini di Lidl. E ragazzi, il pack di Lidl mi piace più di questo Findus, assolutamente. Mi piace più questa scatola. E non ci resta adesso che cucinarli al volo e voi ovviamente mi vedrete direttamente qui ad assaggiarli, quindi state comodi, comode, perché adesso inizieremo ad assaggiare tutti questi prodotti. Ed eccomi qua ragazzi, i risotti sono pronti, non vedo veramente l'ora di assaggiarli per vedere insieme a voi quale sarà il migliore tra acquerello e quello lì di Lidl, stavo per dire Eurospin, ve li faccio vedere bene con la fotocamera. Questo, che ha anche qualche impurità, è il risotto di Lidl, vedete come rimane azzeccato al cucchiaio? Mentre questo qui è il risotto acquerello, che come potete vedere è molto più scivoloso, è molto più, anche se vogliamo il chicco, è molto diverso, insomma. Ma andiamo al dunque, iniziamo ad assaggiare il nostro risotto Lidl. Leggermente salato, ma non c'entra niente. Molto pastoso in bocca. Diciamo che secondo me l'acquerello è insuperabile. Anche ragazzi, io parlo da non mangiatore di riso abituale. Io mangio il riso veramente raramente. Però mamma mia, come scivola questo acquerello! È fantastico, veramente. Anche all'acqua, assaggiamo. Vabbè, non rimane tra i denti. È detto da me che ho l'apparecchio. E è veramente scivoloso in bocca, è molto più soffice, quindi assolutamente punto al risotto acquerello perché è veramente
molto molto superiore. Eccomi qua ragazzi, e finalmente sono pronti anche i tortellini, ovviamente senza la panna, senza niente, così assaggiamo bene la pasta e il ripieno e capiamo qual è il migliore. Ecco il tortellino di Lidl. Intanto la dimensione è molto grande, ovviamente si vede che non sono fatti a mano, e se vi state chiedendo come fai a saperlo, andate a spulciare nei miei video su Instagram e lo capirete subito come faccio a saperlo. Allora, si taglia in una maniera molto delicata, quindi si riesce a tagliare abbastanza bene e il ripieno è così, quindi ce n'è abbastanza. Assaggiamo. Allora, ragazzi, devo dirvi che a me piacciono, sono assoluti, tipo in brodo, non c'è niente, e mi piacciono veramente tanto. Ovviamente, per dare il voto finale, dobbiamo assaggiare quelli lì di Giovanni Rana. Quindi via questi qui di Lidl e diamo il benvenuto a questi di Giovanni Rana, che sicuramente si presentano in una maniera un pochino più elegante. Vediamo tagliando cosa ne viene fuori. Il taglio è un po' più duro, rispetto a quello lì di Lidl, e in questo caso il ripieno è abbastanza. Mi sta venendo tipo la voglia di reagire a MasterChef. Se sentite il rumore sottofondo, sono i bastoncini che stanno cuocendo, speriamo che non si scuociano. Ecco qui, assaggiamo. Ovviamente, ragazzi, a livello di condimento, io nel frattempo li ho mangiati, vi posso dire che mi è piaciuto più quello di Lidl, perché l'ho trovato più leggero, meno salato e comunque di una consistenza più morbida, a differenza di quelli lì di Giovanni Rana, che il ripieno tende a sovrastare proprio il sapore della pasta, quindi il ripieno preferisco quello di Lidl. Eccomi qua ragazzi, se vedete una luce diversa è perché ho dovuto aprire tutto, perché stavo andando letteralmente a fuoco, perché praticamente è uscito il fumo fondamentalmente. Spero che il microfono si senta, vi prego ditemi di sì. Bastoncini Lidl, come potete vedere, sono più bruciacchiati. Bastoncini Findus no. Passiamo all'assaggio dei bastoncini Lidl. Ok, la crosticina è molto croccante, mi piace. Se stessi votando da 1 a 10 darei 9,5, buonissimi. Andiamo ora con i bastoncini però Findus. Eccoli qua, sicuramente più morbidi, più soffici. La pelle praticamente, la pastella si è subito tolta, ma ovviamente c'è più pesce. Assaggiamoli. Anticorpi. Imbattibili, l'aroma del pesce, il sapore proprio della polpa è veramente imbattibile, raga, non c'è niente da fare. Questi bastoncini, almeno per quanto riguarda i Lidl, non arrivano alla bontà dei bastoncini, questi qui Findus, anche se mi ha deluso leggermente la parte della crosticina, perché mentre su Lidl, non si è tolta, qui si è tolta. Tra le altre cose aveva sbagliato canale, mi stava per uscire dal naso. Comunque, non posso che dirvi che i bastoncini vincono sicuramente quelli lì Findus. Può essere pure stata colpa mia che magari non li ho cotti allo stesso identico modo, e quindi, anche se vi devo dire la verità, la pastella di Lidl è più buona, però quello che conta è la polpa dentro, e questa qui di Findus è veramente imbattibile. Ve l'ho detto e ve lo ripeto. Per oggi abbiamo finito con i nostri assaggi. Intanto io vi invito a dirmi qui sotto se conoscete qualche prodotto, non so, di Eurospin che si avvicina a questi originali, o magari se li preferite. Fatemi sapere tutto quello che volete e se pensate qualcosa, ovviamente, in merito a tutto quello che ho assaggiato. Noi ci vediamo nel prossimo video, io vado subito a bere un po' d'acqua e intanto vi mando un bacio enorme e un abbraccio grandissimo. Scusate il rumore, la cappa, raga, mi stavo affumicando, io e i bastoncini. Ci vediamo nel prossimo video, ciao!